Benvenuti a una nuova puntata di City Report. Questa settimana dove vi portiamo? Vi portiamo nelle case Haller di via Belenzaghi 11, nel municipio 9 di Milano, dove un attivissimo comitato di cittadini, dopo decenni di incuria, di non particolare attenzione ai problemi della gente, degli abitanti, ma soprattutto di mancata manutenzione, finalmente hanno avuto dei successi, hanno avuto un riscontro di quello che stanno facendo e queste sono le immagini che dimostrano quello che sta accadendo. C'è ancora molto da fare, ma siamo su una buona strada. Agevoliamo il filmato. Oggi City Report è stata chiamata nel municipio 9, in via Giulio Belenzaghi 11, dal presidente appunto del comitato inquilini per farci vedere un po' di chiaro e un po' di scuro di queste case Haller che si trovano in questa zona. E come vi dicevo, siamo in via Belenzaghi 11 e con il presidente del comitato degli inquilini, appunto dello stabile Haller, Luciano Vacca. Ciao Luciano, benvenuto. Ciao, grazie di essere venuti. Come al solito siete sempre puntuali e tempestivi quando i comitati, i gruppi di cittadini vi chiamano. In questo caso devo dare atto che siete stati bravi ad intervenire. Grazie Luciano, siamo venuti anche e soprattutto perché sappiamo che tu sei una persona che da molti anni si occupa di queste case anche a rischio della propria incolumità, quindi era doveroso venire da te. Prima ancora di entrare, vorrei chiederti una cosa, Luciano, visto che ci sono diverse associazioni qui, ma ci è giunta voce che queste associazioni facciano anche attività a scopo di lucro o attività che non sarebbero consentite a un'associazione di volontari. Beh, le associazioni in generale sono non profit, cioè alcuni qua locali vengono affittati, vengono messi in locazione dall'Haller ad associazioni che però poi stranamente queste associazioni iniziano a fare delle attività commerciali, quindi a produrre un profitto, un lucro e non più Uno originariamente. scopo sociale, quindi fanno reddito, fanno guadagno e non pagano le tasse. Questa cosa l'Haller ci deve mettere assolutamente impegno nell'individuare illegalità di questo tipo, perché poi queste finte associazioni utilizzano manodopera, manovalanza tra le persone che già vivono per loro questioni umane ai margini della società e loro le utilizzano. Diciamo che l'illegalità, come sempre, genera altre illegalità e il disagio crea sfruttamento, fa saltare le regole, non segue le leggi. Sono tutte cose che in un quartiere dove dovrebbe esserci ordine, sicurezza e giustizia, insomma, vanno un attimino contro. Va bene, adesso possiamo entrare e vi facciamo vedere l'interno del palazzo. Questa cosa qua adesso, concordando Comitato Inquilini e l'Haller, la stessa Haller finalmente ha avvisato tutti gli inquilini che verranno ridate, riassegnate sia le cantine sia i solai, e quasi sicuramente i solai verranno chiusi definitivamente, perché nel recente passato e anche adesso c'è chi affitta persone disperate, marginali della società, affitta le cantine in cambio di denaro, e questa cosa non permetterà più di poterlo di fare. poterlo fare, perché tu c'hai il numero 79, la cantina deve essere 79 e non ne puoi avere 3, 4, perché le altre ritorneranno
ai legittimi inquilini che hanno il contratto di locazione. Finalmente! Diciamo che qui, diversamente da come accade in molte altre case popolari, sia MM che Aler, dove le cantine vengono scardinate, occupate, ma tendenzialmente sono anonime, qui invece la formula, diciamo, della locazione, dell'affitto delle cantine viene fatta addirittura a porta chiusa, quindi anche peggio, perché non è neanche troppo visibile se uno non piantona o comunque sta qui a guardare spesso la situazione. Ma i solai invece che succedevano? I solai succedeva e succede ancora quello che accade nelle cantine. Certo, sono pochi i casi, non è che dobbiamo generalizzare, chi commette delle illegalità sono pochi, ma vanno secondo noi estirpate definitivamente, perché l'illegalità è quello che crea degenerazione, disumanizzazione, deresponsabilizzazione. Noi dobbiamo estirparla sta cosa qua. Qua noi, lo sottolineo, dopo 33 anni, 33 come gli anni di Cristo, siamo riusciti a far rifarci la pitturazione delle scale. In queste scale, in questa scala, c'erano i buchi nei muri. Finalmente l'hanno struccato, l'hanno rifatto, eccetera, eccetera. E questo, insomma, grazie all'opera nostra in collaborazione con l'Aler. Comunque adesso andiamo avanti e andiamo a vedere anche le altre cose, che purtroppo non è il paradiso dei sogni, ci sono ancora diverse cose che non vanno. Continuiamo a vedere queste cantine, stiamo facendo una visita appunto per sopralluogare anche la situazione qui. Diciamo che quanto a rifiuti dentro le cantine non mancano sicuramente, ma come ci ha appena detto Luciano, adesso con le opere di bonifica amianto tutte queste situazioni non succederanno più, o almeno questo dovrebbe essere l'intento dell'intervento, oltre che della salute pubblica. Luciano, è una situazione interessante qui. Non solo adesso ci sarà la bonifica dell'amianto e quindi prevede la pulizia di tutte le cantine, ma come ho già detto queste cantine verranno riassegnate dall'Ale, quindi ogni cantina numerata dovrà corrispondere al numero dell'appartamento dell'inquilino, e l'inquilino è obbligato dal regolamento a chiudere le cantine con i catenacci, perché come avete potuto vedere qua, molto accade per incuria dello stesso inquilino della cantina, perché ci sono inquilini, come sottoscritto, che la cantina se le chiuse la tiene in ordine, altri invece non sanno manco dov'è la propria. E quindi, diciamo che il malaffare nasce dal menefreghismo, dal senso di deresponsabilizzazione della situazione. Un problema grosso in questo stabile è l'amorosità. L'amorosità qua supera la media provinciale. È stata attuata qualche iniziativa da parte di Aler su questi morosi? Cioè, sono stati sfratti? No, sui morosi fino adesso l'Aler non ha ancora proceduto, e sarebbe opportuno procedere, perché qua c'è gente che non paga l'affitto, ma questo ne sono certo, da un ventennio. Quindi non è che non pagano perché non hanno soldi, o hanno qualche, perché non gli va proprio di pagare? Non gli va proprio di pagare, anche se poi allora nei nuclei familiari esistono sempre delle situazioni di disagio sociale, però questo non è giustificabile, non giustifica il fatto che uno non paga l'affitto. Invece sul fronte dell'abusivismo, quello vero, l'Aler su nostra segnalazione ha proceduto li ha cacciati, cioè, non, quindi qua abusivi allo stato attuale, cioè di quello che occupa, quello che sfonda le porte, il racket, non esistono più, non esistono più. C'era un racket che faceva capo a un clan, qua è stato smantellato nel rapporto tra il comitato inquilini e l'Aler, è stato smantellato, con tutti i rischi che questo ha comportato sul piano delle persone, i rischi personali, che questo è tuttora ancora alcuni di noi
subiscono aggressioni, minacce, ricatti, ma a noi non ci interessa. Però gli abusivi, quelli che sfondano qua, non esistono, perché l'abbiamo fatti cacciare. E quindi, come vediamo sempre, la partecipazione dei cittadini attivi, le persone che vivono in questi stabili, è la prima arma nei confronti dell'abusivismo, del racket, appunto degli sfondaporte. Chiaramente deve essere a pari passo con seguita dal gestore delle case, in questo caso Aller, complimenti perché la situazione qui non era delle più facili, e anche alle forze dell'ordine che devono seguire poi quella che è la pratica giudiziaria delle varie situazioni. Ma andiamo avanti ancora. Siamo nei cortili di via Bellinzaghi 11, siamo nella scala FH, quindi il lato sinistro, siamo sempre con Luciano Vacca. Come potete vedere dalle immagini, le cantine le avete appena viste, adesso guardiamo le facciate del palazzo e qui direi che passiamo dal chiaro a un po' scuro, insomma, Luciano. Allora, qua l'Aller ha proceduto dopo 33 anni a fare le scale, a dipingere le scale, come... ma in effetti qua ci sta da rifare le facciate e i balconi. Come si vede, qua ci sono dei balconi che sono pericolanti al punto tale che la stessa Aller le ha dovute... Sì, sono state puntellate, ci sono... perché sono pericolanti. Solo che però allo stato attuale, a quello che a noi risulta, il denaro per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria, per il rifacimento, non è stato ancora assegnato, e quindi ci sono questi cortili interni che sono estremamente pericolosi. Estremamente proprio pericolosi, perché cadono i calcinacci, cadono pezzi del balcone, eccetera. Ma quindi, Luciano, a te come comitato inquilini di via Giulio Bellinzaghi 11, notizie sulle ristrutturazioni appunto straordinarie, date, cronologia dei tempi? Manutenzione straordinaria, che noi sappiamo neanche nei piani triennali questo condominio è stato inserito. Anche se noi ci battiamo oramai dal 2012-2013 perché vengono stanziati. E a dire vero, anche la Regione Lombardia, i vari assessori alla casa che si sono alternati, hanno fatto un sacco di promesse, ma sono rimaste solo promesse. Va bene, chiederemo a Bolognini appunto la situazione dei lavori straordinari, perché non ci sembra, dopo aver fatto una buona parte dei lavori, insomma, questo biglietto da visita di questo palazzo poi va a cadere, a scemare quando si guardano le facciate, i balconi. Tra l'altro è stata messa quella polvere, vernice azzurra appositamente perché si sbriciolavano i pezzi per l'umidità, quindi un intervento qui è richiesto con una certa urgenza. Sentiremo un po' cosa ci risponde l'assessore anche su questa cosa. E quello che state vedendo adesso, come vedete anche dai cartelli, è l'amianto che stanno lavorando in questo posto. Lo smantellamento avviene seguendo le norme, quindi nulla da dire. Penso che anche i cittadini sullo smantellamento amianto, hai qualcosa da dire, Luciano, secondo te? No, questo va benissimo. Qua, oltre all'Aller che si sta impegnando, c'è anche l'ASL, che ci sono i protocolli che loro stanno rispettando, le ditte, gli operai, gli semplici operai vengono cambiati di volta in volta, in modo tale che non c'è un'esposizione all'amianto, perché è pericoloso per gli stessi operai. Finalmente noi esultiamo perché viene smantellato l'amianto. L'amianto in questo stabile ha contribuito ad accelerare le morti di alcune persone. Qua abbiamo avuto dei casi di tumore anche per l'amianto. Finalmente applaudiamo e collaboriamo con l'ARE affinché sta roba venga definitivamente smantellata. Ecco, aggiungo che io che giro tutti i condomini di Milano, delle varie case popolari, devo dire che Aller negli ultimi 6 mesi, in quanto a smantellamento di amianto, non si sta tirando indietro. Poi alcuni lavori sono discutibili, non sul punto di vista della salute, ci fanno sollevare qualche dubbio per quanto riguarda i costi, però questa è un'altra faccenda che analizzeremo poi in seguito. E siamo in chiusura di questo reportage sulla casa popolare di via Giulio Bellinzaghi 11, insieme al comitato inquilini presieduto da Luciano Vacca. Ti faccio un'ultima domanda io. 3 cose positive e 3 cose negative che secondo te subito devono essere fatte? Bisogna fare velocemente il rifacimento dei balconi, delle terrazze e delle facciate, perché come abbiamo visto ci sono i cortili interni che sono pericolosi, proprio per qua ci sono dei bambini, ci sono delle persone anziane, ammalate. Rischiano che i calcinacci... Quindi questa è una delle cose negative. È una positiva? Assolutamente. Una positiva è che l'Aller finalmente, e mi auguro che duri nel tempo,
ha ripreso a fare delle cose che noi per un ventennio abbiamo sopportato con grande disagio, l'inefficienza. Oggi l'Aler c'è, finalmente c'è, e questo specularmente fa riprendere pure gli stessi, cioè dà fiducia ai comitati, i comitati che poi, io devo sottolineare, i comitati che non sono sindacali o politici di partito, qua sono comitati autonomi, cioè gruppi di cittadini che autonomamente si sono auto-organizzati. Questo comitato vive anche grazie al rapporto con l'Aler, che è la nostra controparte. E certo, essendo un comitato inquilini, le sue richieste sono quelle. Bene, oggi da via Giulio Benizzaghi 11 vi salutiamo, alla prossima City Report. Siamo rientrati, avete visto insomma quello che succede a Milano nelle case popolari Aler nel municipio 9. Adesso andiamo a vedere invece una situazione che è nella città metropolitana, sempre gestita e diretta da Beppe Sala, sindaco di Milano. Siamo in un comune nella provincia di Milano, e guardate cosa succede a questi complessi e soprattutto a questa chiesa, la canonica eccetera, abbandonata, devastata, in preda a qualunque situazione. Agevoliamo il filmato. Ridente giornata di sole oggi, siamo venuti qui grazie a delle segnalazioni di tanti cittadini che ci hanno avvisato che nuovamente troviamo un'altra chiesa sicuramente sconsacrata, ma che viene utilizzata per funzioni che non sono quelle per cui era predisposta. Siamo vicini a Triugio, non vi diciamo di preciso dove siamo, e il nostro Paolo ci inquadrerà l'ingresso. E partiamo all'ingresso di questa costruzione. Come vedete è stato tutto buttato giù, nonostante i cartelli. E siamo all'ingresso di quello che era un luogo sacro. Vediamo che succede all'interno. Come vedete c'è ancora qualche affresco con delle immagini sacre, la Madonna col bambino. Qui è tutto rovinato, devastato. Non c'è niente. Il nostro Paolo adesso ci fa una panoramica di tutta quanta la struttura. Quadro dell'Assunta sulla facciata dell'oratorio Stefanina Taverna Moncada di Paternò in memoria di sua madre, poetessa Caterina di Paternò. Pose 11, 15, 6. Qualcuno è venuto qui a fumare, a bersi delle cose. Troviamo anche una scatola di sugo. Insomma, diciamo un ex tempio, un luogo di culto lasciato così, alla mercé di chi arriva arriva. Ma non è finita tutta qui, perché questa struttura si estende, ci sono gli ex alloggi comunque del clero, delle persone che stavano qui, andiamo a vedere anche quelli
Vi ricordo che siamo nei pressi di Triugio. E un inquietante teschio è stato verniciato nei piani alti di questa struttura, che comunque per fortuna da questo lato è stata murata, ma si nota la presenza comunque di persone che sono state qui e che sono qui, sono dall'altra parte, molto probabilmente in questo momento andremo poi a trovarli. Troviamo delle scarpe, dei cestini, soliti rifiuti, altri graffiti. Ed è veramente un peccato trovare queste strutture storiche così, lasciate vuote in attesa di non si sa quale futuro, che nel frattempo sia il tempo che i vandali, nonché gli occupanti abusivi, continuano a devastare. E siamo nel retro della chiesa che abbiamo visto prima abbandonata, queste sono le sue pertinenze, questi sono gli alloggi alle sue spalle. Già intorno, come vedete, notiamo pacchetti di sigarette, sedie buttate lì come capita capita. Una struttura in parte pericolante, in parte fatiscente, ma che viene vissuta. E adesso ci intrufoleremo dentro per vedere cosa troviamo. Andiamo. Qui, come potete vedere, è stato messo fuoco a una porta. È pieno di graffiti. In questo momento non troviamo nessuno dentro, ma ancora non siamo saliti al piano di sopra, ma i disegni sono parecchio inquietanti. Paolo, ti accendo la torcia perché non so se riesci a vedere. Guarda qui. È stata andata a fuoco una porta, ha preso fuoco anche una parte dell'edificio. Ed è tutto bruciato. Adesso proseguiamo, andiamo al piano di sopra. Esordiamo vedendo una bottiglia. Islam. Queste scritte che chissà cosa vorranno dire. Vediamo anche delle bottiglie che sono state abbandonate qui di beveraggi. C'è uno sportello, proviamo ad aprirlo, vediamo cosa troviamo in questo sportello. Vasi, vasetti. E partiamo all'esplorazione per il piano di sopra.
Siamo saliti al primo piano, non vi è un lato dove non vi è un graffito, delle bombolette, nella presenza di persone che vengono qui, magari non dormono ma vengono a fare chissà che cosa, da come potete vedere dalle immagini. Il posto, come vi dicevo prima, è in parte pericolante, ma sembra che a nessuno importi di ciò. Sono diversi i roghi che sono stati accesi qua dentro, segno evidente o di un vandalismo, Paolo, di qualcuno che si vuole scaldare in qualche maniera. Qui vediamo dei pezzi di tetto che stanno cadendo. È un bel bagno con una bella vasca di quelle che si usavano una volta. E dalle immagini notiamo anche che i pezzi di tetto mancanti e quelli non mancanti, insomma, c'è molto Ethernet qui, quindi una bonifica sicuramente dell'aria è una cosa buona. Siamo sempre al primo piano, continuiamo a vedere un incendio che è stato appunto in questi luoghi, vediamo tutte le travi annerite, insomma ci chiediamo come è possibile una cosa del genere, sicuramente non è stata una cosa non vista da nessuno, anche se il posto è abbastanza isolato. Vi ricordo che siamo in una ex chiesa vicino a Triuggio, che ci è stata segnalata più volte appunto per ingressi di persone, diciamo, abbastanza particolari, non dico criminali, ma losche. Vediamo tutte queste stanze, che non si capisce per che senso sono state incendiate in questa maniera, forse vandalismo, forse qualcuno magari che ha un'idea religiosa opposta e voleva distruggere quel che rimane di questo ex luogo di culto. Ci dicono anche riti satanisti, per ora abbiamo trovato comunque la permanenza di persone, perché ci sono un sacco di alcolici, bottiglie, cibi, sigarette, fazzoletti, c'erano anche dei giacigli, sono stati buttati fuori, è rimasto ben poco, qualche pezzo è crollato. Insomma, quando diciamo che se qualcuno si volesse nascondere a Milano, nella sua provincia, in immobili abbandonati, non utilizzati, eccetera, beh, diciamo che abbiamo l'imbarazzo della scelta. Addirittura abbiamo anche luoghi, ex luoghi sacri, che vengono utilizzati per questo, senza nessun rispetto. Entrando in questa stanza dove troviamo dei materassi, dei cuscini abbandonati chissà da quanto tempo, troviamo una frase funerea, sono morto qui, che non sappiamo che significato abbia. All'interno di una struttura bellissima, sicuramente antica, che è nel retro della chiesa che vi abbiamo fatto vedere qualche momento fa. We'll be right back.
adesso stiamo uscendo dalla casa del prete, questa casa dietro la ex chiesa che vi abbiamo fatto vedere prima. Anche qui tutto un cumulo di immondizia, vecchia, nuova, bottiglie di birra, costantemente graffitato in ogni parte. Insomma, un luogo sicuramente da mettere in sicurezza e da recuperare, sia per il valore storico che per il ricordo religioso del luogo stesso. Sempre nei pressi della ex chiesa, di quel luogo che vi abbiamo fatto vedere abbandonato e fatiscente, dove si ritrovano i Writer, troviamo anche questo garage aperto, sicuramente abbandonato da anni, con una bombola di gas all'ingresso buttata lì. Insomma, sembra che questa sia una zona veramente dimenticata, dove non esistono le norme di sicurezza, la legalità, e che sicuramente va ripresa e rimessa nelle condizioni che si merita. Qui, sempre nei pressi, in tutto questo grande campo vicino a questa ex chiesa, troviamo anche questo che doveva essere un fienile con tetti in Eternit, materiale buttato lì da chissà quanto tempo. Chissà se c'è un proprietario di questa struttura. In quell'accanto che abbiamo visto prima c'era un cartello "vendesi", ma non so quanto possa essere attendibile. Nel frattempo, come vedete, è un luogo pericoloso, è aperto, ci sono buche, tetti che cadono, e c'è ancora un gran sacco di materiale, di rifiuti e di attrezzi all'interno di questi spazi. Nel contempo tutta la strada è colma di roseti, quindi di spine. Stiamo provando l'agopuntura a triugio. E con queste immagini veramente particolari avremmo voluto vedere questi spazi magari 100 anni fa. Chissà com'erano belli. Invece adesso sono solo un'altra triste cattedrale del degrado, dell'incuria e dell'abbandono. Comunque la natura, anche in questi posti più trash, fa vedere la sua presenza. La presenza di Dio è in ogni dove. Infatti vediamo comunque che tutto prosegue. I campi sono verdi, i fiori ci sono. E sempre qui nei pressi, purtroppo, vista la presenza appunto di personaggi di ogni tipo, qualcuno ha messo del veleno. Abbiamo rinvenuto un gatto purtroppo avvelenato, morto qui lungo la strada. Che dire, c'è gente che veramente se ne frega della vita del prossimo. Volevo chiederle, ma di questa struttura qua di fronte sa qualcosa? No, ciò che è di proprietà Villa Taverna, quella giù in basso lì. Sì. No, perché noi abbiamo trovato tutto aperto, abbiamo visto che ci sono dei segni di passaggio di persone, ci sono domano lì qualcuno, sì. Questo voce di popolo. Sì, no, l'abbiamo visto noi adesso, abbiamo trovato delle bottiglie vuote, dei graffiti sui muri, poi hanno messo fuoco a diverse parti, si vede per riscaldarsi perché fa freddo. Freddo lì, va bene. E questo non lo so. La ringrazio. Arrivederci. E con queste immagini della campana, che ancora sovrasta questa costruzione,
da Triugio e i suoi paraggi. City Report con Paolo Ruscone e Daniele Menti vi saluta, seguiteci, alla prossima.